In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti, capitolo 4, versetto 12. Gesù, l'unico nome. Pietro e Giovanni, due apostoli di Gesù, erano stati arrestati per aver guarito uno zoppo che era solito stare alla porta detta Bella del Tempio. Il Sinedrio chiedeva ai due apostoli in quale nome o potere era stato compiuto questo miracolo. Lo zoppo era stato guarito nel nome di Gesù Cristo, il risorto dai morti. Il nome di Gesù Cristo aveva portato guarigione allo zoppo e non solo. Pietro continuò ad affermare allora ciò che sarà valido per sempre, perché questo nome è stato dato a tutti gli uomini per ottenere salvezza. Il nome di Gesù è l'unico nome per il quale puoi ottenere liberazione dalla schiavitù del peccato, guarigione, aiuto e soccorso da parte di Dio. Non sono stati dati altri nomi agli uomini per ricevere soccorso divino. Invocando altri nomi non avrai risposta da Dio, come afferma l'apostolo Pietro. In nessun altro è la salvezza. La domanda sorge spontanea: perché solo nel nome di Gesù e non in un altro nome? Egli è l'unico uomo che ha vinto la morte. Questo è importante perché il nome da utilizzare per pregare Dio non è quello di uomini morti, ma soltanto il nome dell'unico uomo risorto dai morti, che è Dio ed è il vivente. Che cosa attendi ancora? Invoca il nome meraviglioso e unico di Gesù, che è stato donato anche a te, e sarai liberato da ogni schiavitù e riceverai la sua vera pace.